Girl. She's a really weird. Non la so. Non la so, però sono bravo. Allora, intanto voglio chiedervi scusa. Voglio chiedere scusa perché ultimamente sto urlando come un ossesso in live. Non è mia intenzione, sono molto dispiaciuto di questa cosa. Sapete che io non sono uno che ama urlare, ma non lo faccio apposta. Infatti adesso mi devo ricordare di tirar giù il cazzillo ogni volta. Perché? Ieri sera sono andato a letto con un mal di gola che mi sarei voluto uccidere. Questo non perché voglio diventare il nuovo intrattenitore di bimbi minchia del cazzo, ma perché non mi sento. Le cuffie nuove sono ottime, sono 5.1, in realtà sono 7.1, però uso 5.1. Sono molto isolanti e in situazioni come ad esempio ieri sera, quando c'erano Mark e Moro che ridevano, il gioco, io che parlavo, non mi sentivo parlare, allora tendevo a urlare ancora più forte. Quindi non volevo, no, non voglio urlare, anche perché sono andato a letto con un mal di gola della Madonna. Stamattina mi sono svegliato che volevo uccidermi. Quindi è questo. Mi dispiace aver urlato nelle vostre orecchie. Poi vabbè, chiaro che se, spero. Spero che non sia stato troppo fastidioso. Più che altro mi dava fastidio perché fai la figura, no, di quello lì che urla apposta per entrare. Non lo faccio, lo sapete, non l'ho mai fatto. Non è una cosa che amo fare. Non l'ho fatto apposta. Semplicemente con le P11, che erano poche isolate, sentivo il mio tono di voce, mi sentivo. Con queste purtroppo no. Con queste purtroppo no. E quindi ho bisogno di questo cazzillo qui perché altrimenti mi parlo sopra. Mister Patata Arrosto rinnova per 13 mesi, dice 13, come i denti che saltano contro il bordo nel marciapiede. Ma dai, come American History X, che maledizione. Non usi il Rode come cassa per sentirti dalle cuffie? C'è del ritardo, gli dice, c'è del ritardo. Questo microfonino qui è in tempo reale, io sento subito. Sento piano purtroppo, non mi sento benissimo, però sento comunque un pochino. So che è antiestetico perché io preferirei mille volte fare così, però vabbè che anche finché sono da solo può anche andare bene questa cosa qui, però devo ricordarmi nei momenti più concitati o anche con Eurotrack, anche in Eurotrack urlo un sacco perché c'è la musica. Giusto, io te lo dico perché sono andato a letto col mal di gola. Perché mi sono sentito veramente stronzo. Ecco. E poi, finita questa live, andrò a tagliarmi i capelli. Quindi, se Dio vuole, stasera vedrete una persona nuova. Non te lo dico come è finito Dovello, Warrior. Tra l'altro, hanno tolto il gaming dalle tendenze, quindi non potrò mai finire in tendenza. Siete contenti? Che bello. Ho fatto 50.000 visual al day one. Di un video che non vedrà mai le tendenze perché adesso le tendenze sono off limits. Ah, merda, io mi sono dimenticato di mettere la password per Battleground di Code stasera. Lo faccio adesso in diretta con voi perché sennò me le dimentico e mi tocco il naso dopo essermi infilato il dito nel sedere. Allora, sub, edit content, pass per pubg e scriviamo. Ok. Perfetto, ho salvato la pagina. Quindi adesso sapete che stasera si fa Battleground con i subscriber e la password è già disponibile sul sito. Ok. Va bene? Se siete subscriber potete andare già a vedere. Avete tutto il dì. Bene, continuiamo con Farmers Dynasty. E mi sono spostato qui in sotto. Ciao! Mi sono spostato qui sotto perché
Purtroppo lì in alto copriva. Allora, io avevo adottato il sistema di registrare la live mentre ero in live, però il gioco girava un po' così, un po' perché per via di Shadowplay, che regista comunque di una qualità abbastanza importante. E poi erano 20 giga la live che ho registrato ieri. Se il gioco dura 10 ore sono 200 giga. Non ho lo spazio fisico dove tenerli. Non ho posto, non lo posso fare. Quindi ho preferito fare così e... Amen. Va bene? Grazie Margherita! Buongiorno gatto, chiedo scusa, chiedo la sua intercessione gattosa per l'esame di informatica giuridica di domani. Tante angurie a lei. Tante angurie a lei. Quindi scaricherò le live. Tanto le mie live sono di buona qualità, però non vanno a pesare sicuramente 20 giga. Parliamo sempre di un 1080p. Non sono 60 frame, ma sono 30. Oh, ragazzi... Siamo tornati. Ma io sono lui, no? Mi posso fare una famiglia? Col cane? Oh, vediamo. Allora, eravamo arrivati in un punto abbastanza imbarazzante. Perché non so come si toglie il ravanamento dal culo. Mentre tu prepari il tutto per fare il contadino, io lavo i piatti. Va bene. Buono studio Super Ribe. Dai che oggi lavoriamo la terra come i veri uomini sanno fare. Puoi farti una famiglia, ma solo se i suoi componenti hanno quella faccia del menù. Ah. Questo caricamento è veramente lungo. E rieccoci sul best gioco ever. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che bello. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Eccoci. Ci siamo, ci siamo. Allora. Abbassa la macchina. Ah. Quindi è così che funziona. Lo devo abbassare. Ops. Ma io posso costruire nel mentre. Perdonami. Abbasso e lo droppo qui allora. A posto. No. 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 Aspetta, eh. Ma che ho rovinato tutto il pavimento. Non vedo niente. Devo raccogliere questo coso qui, vero? Spero almeno, se no sto facendo merda. Sapevo io che dovevo fare l'agrario. Mi sa che sto solo che peggiorando la situazione. Porca troia però. Allora, aspetta che facciamo così. Niente, ho fatto casino. Però nel mio casino direi che abbiamo... Aiuto, la telecamera però, la telecamera, per piacere. Vabbè, ho capito, faccio così. Intoppa il tosaerba. Come il tosaerba? Eh no! Scusami. Lavoro di Clara, per coltivare il campo cerca il tuo erpice. Lo troverò nel granaio. Ho sbagliato? Non è questo. Non era questo. No, dai. Una vita per sbagliare? Ma sono un cretino? Aiuto? Aspetta. No, dai. Ah, aspetta che intanto... Non so cosa sto facendo perché non ho niente in mano. Ma quindi...
Quindi senza neanche tenere in mano nulla stavolta. Vabbè, c'è anche l'upgrade, perfetto. Solo però delle porte del granaio, per carità. Ok, Erco can, era questo che mi serviva, vista da ingegnere. Ah, qui ci sarebbe un po' di bisogno di... Posso aggiustare la roba lì in alto anche da qui, giustamente. Posto? Ah, cazzo, anche di qua. Mica posso avere un granaio di merda. Si fa tutto di metallo, anche la pietra. Questo lo posso spostare a mano? Così? A fatica, ma si fa, eh? Oh, guarda che bel lavoro. Perché già che ci siamo, cazzoliamo anche un po' il muro. Chiaramente una trappola per forare gli pneumatici. Come in America. Wow, guarda come si rimargina. Guarda, guarda, guarda. Straordinario. Si sa che se aggiusti la base aggiusti tutto. Ma infatti, ma è giusto così, è giusto così. Ah, merda, aspetta. Anche qui. Qui il valore immobiliare è salito alle stelle dopo una sola giornata, eh? Cazzo, stiamo parlando comunque di... Perché è da riparare quello? Ma l'ho fatto ieri. Ma che cazzo? Scusami, eh? Ah no, ma quello di sotto. Come faccio ad andare lì? Mi rompo le gambe. No, sono fortissimo. Come faccio a riparare lì? Non si può. Ah no, aspetta, posso piazzare qua la sbirulina, l'avevo visto prima. Non posso metterlo il ponteggio, mannaggia a me. Per dentro magari, questo qui lo posso mettere. Perché no? Tu sei stronzo. Vabbè, rimarrà rotto per sempre, chi se ne frega. Allora, metti via sta roba, mani libere, vai. Ok, aspetta che non voglio rovinarmi il coso qua. Non so se avete visto il fiore che ha fatto quel rigoletto, è stato molto bello. Ok, intoppiamo. E torniamo dalla signora. Oh, ecco qui, perfetto. No, merda, merda. Sono quasi padrone della situazione. Posso arare? Qui non posso arare, va bene. Ci sta. Arrivo, signora. Sistemi tutta la fattoria, poi la vendi al quadruplo del valore e te ne vai alle Maldive. Ma è quello lo scopo della vita di qualunque contadino. Vivono di questo. Intoppiamo in termine tecnico, sì, assolutamente. A cosa serviva l'erpice? E adesso vediamo. Aspetta, di qua. Sì, aspetta che giro. Devo erpicare, e infatti. Aspetta, che lì c'è un fiumiciattolo, non voglio finire dentro. Dentro il fossato qua. Posso fare il giro largo. Ci passo? Al pelo. Serve raffinare il terreno dopo l'aratura. Eccoci! Ma aspetta, ma il terreno è molto liscio rispetto a come l'avevo mollato ieri. Vabbè, non importa. Ma sbaglio, lo stiamo... Mi pare una scemenza perché era già così quando l'ho trovato. Va bene.
Andiamo alla larga. Larga, ma non troppo. Ormai sono diventato esperto di trattoria. Guarda qua. Che lavoro certosino, ragazzi. Basta prenderla un po' larga. Guarda qui. Eh no. Scodinzola un po'. Però fa. Serve chiaramente a schiarire il terreno. Ma infatti, vedi. Sei contadino? No. E allora cosa ne sai tu di come funziona l'erpice qui? Ne ho coltivato il 28% attualmente. Fatta. Ma va bene fatto così? Gli stai mettendo del fard. Ma che vada la carriera da youtuber sai cosa fare. Sì. Vorrei anche essere modesto ma non troppo, Jules. Guarda che lavoro perfetto. Scodinzolo. Niente. E niente, lì ho lasciato un bucone. La porca. Posso farla retro? Sì che sto andando a cerchio. Perché non va bene? Si può fare. Me lo fa fare. Dema. Lei sì che si spacca la schiena sui campi. Mica come questi youtuber dei giorni nostri. Hai visto? Io non sono braccia rubate all'agricoltura. Perché io agricolo per davvero. Immagino che chi faccia questo mestiere adesso mi odi, ma... Informazioni, hai fame? Come? Ok. Mangiamo questo hamburger che abbiamo trovato nella casa abbandonata del nonno. Perfetto, sono pieno. Come devo andare dritto? Ma chi se ne frega? Cosa vuol dire che devi andare dritto? Guarda qua. Coltivazione al 57%. Ma cosa ne sapete voi, dico io? Sono un massimo esperto io. Cazzo, dove sono arrivati loro? Arrivano. Sanno niente e dicono devi coltivare così così. No. Ma che a strisce che non semini bene. Ma sì che semino bene, vedrai. Seminerò tempesta. Era il vento, ho sbagliato. Guarda qui che meraviglia. Ok. Ma sì, tanto non è neanche casa mia. Cosa me ne dovrebbe fregare? Tanto è un lavoro che sto facendo praticamente gratis. Visto che l'oggetto che mi aveva promesso di farmi tenere me lo sono già tenuto. Tanto viene fuori scritto coltivato, ma sono abbastanza sicuro che le semenze non le ho messe. Bravissimo Final Duke. Perché andiamo a fare anche queste zone un po' lasciate a loro stesse. Guarda qui che lavoro. Per caso c'è qualcuno in chat che se ne intende? Nel caso, sono bravissimo, vero? Grazie a Radex, sono 11, buon anno a tutti, grazie mille. Io che agricolo veramente, quando mi è possibile, dico che è un lavoro quasi ben riuscito. Magari fosse così nella vita vera, vedi? Lui se ne intende a bestia. Quindi posso dire, senza indugi, che tutte le persone che mi stanno criticando in questo momento sono solo che invidiose. Chi se ne intende a quest'ora lavorare? Beh, oddio, no. Credo abbiano anche già finito.
Che se ne intende si sveglia alle 5. Ho fatto, quanto manca qua? 95%. Qualcuno gli dica di sì. Ho dato il verde rame alle vigne. Va bene. Sì, ho capito, ma qualunque angolino devo fare. Guarda che lavoro perfetto. Dai, ragazzi, sono straordinario. Mi piace che sia coltivato al 96%. Ma come faccio a... Ho fatto? Yes. Allora, il vecchio mulino. Aggiornamento al lavoro di Clara. Vai. No? Ho fatto, quindi. Ricevi aratro 500 punti social. Yes. Ormai siamo parte della famiglia. Oh, che bello, che piacere che mi fa Clara. Perfetto. Fa veramente un rumore boia questo coso. Clara sembra gradirti davvero molto. Dov'è Clara? Non la vedo. Volevo vedere se mi... Devo fare del social. Aspetta, volevo vedere se posso parlare con Clara. Che magari ce n'è. Perché è rasata, non mi fa impazzire il fatto che sia rasata. Ah, vedi che già mi adora Clara. Aspetta che le sistema anche un po' questo muretto. Così, magari me la ficco. Ecco qua. Allora Clara, ti sistemo anche un po' il muretto qua, gratuitamente e senza impegno. Eccola. Can I help you, sweetheart? Dai, dai. C'è la frase da bordo. Come sono al verde? Sure. What do you need to know? E dei semi cosa mi dici? Ah, come preparo i campi? Vabbè, ma lo so già fare. Come effetto raccolto? Perché è la cosa che devo fare dietro casa. Use combine to ripe and gather crops. Modern combines and new headers are much better. They don't lose that many grains. Some grains, like wheat, will leave straw that you can gather and sell or feed to your animals. Ma io non ho niente di tutto ciò. Non c'ho gli animali, non c'ho... Ciao. Thanks, I'll see you around. Va bene. Peccato che sei rasata, mi fai caccare. Non mi fanno impazzire. Mi piacciono i capelli lunghi. Perdonatemi, signorine dai capelli rasati. Ma sai che non del tutto lunghi, ma anche corti. Ho visto una bella donna con i capelli corti. Ma le rasate non mi piace. Solo Gabriel. Ma Gabriel non è rasato. Gabriel è lucido. È diverso. Allora, torniamo a casina. Ma poi la benzina, io come la faccio? Io non so niente. Ormai sei diventato un riparatore compulsivo. E certo, è la cosa più semplice da fare. Devo andare a parlare assolutamente con John. Che secondo me John... Cioè, vabbè che... Guarda roba che c'è da fare. C'è un negozio qua. Stazione di servizio. Cazzo, c'è il benzinaio. Può essere utilizzato per rifornire i veicoli, ma anche per acquistare carburante. Ragazzi, Gotti. Gotti domani. Come? È il gioco più bello della vita. C'è la chiesa? Non ho visto. Sì, chiesa, luogo per diverse cerimonie. Qui è possibile incontrare persone. Dai, dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Ce la fa. È magia.
Ora vado a parcheggiare questo coso qui. Lo piazzo qua. Ok? Ok, sgancia. Allora, in teoria devo tirar su il grano da questo campo qui, no? Quindi, in teoria, se io prendo su questo arnese qua, posso raccogliere il mio coltiva. Intoppa. E intoppati. Ok. Giusto? Voglio giocare nient'altro che questo. Ma sì, ma è bellissimo. Vediamo se sto facendo le cose a modino. Non va. Ah, inizia a potare, c'è il tasto. Perdonami. È un tosaerba. Non c'entra niente. Non lo faccio allora. Però taglio l'erba, proviamo. Allora, proviamo a tagliare l'erba. Non la taglia l'erba. Ah, ok, la taglia ma male. Non fa un cazzo, non fa. Scusa, serve una mietitrebbia. L'ho acceso, ragazzi, sta girando. Ci fa il fieno. Come? Taglia un cazzo. Siete sicuri che non sia per il grano? Sto tagliando il pavimento. No, voglio tagliare l'erba. Voglio provare. Secondo me stai facendo il grano con tosa erba. Stai prendendo raccolti. Avevate ragione voi. E vabbè, è lo sgancio che te devo dire. Tiè. Quindi mi serve una mietitrebbia. Ce l'ho una mietitrebbia? Non credo di avere una mietitrebbia. Anche perché qua lo zoom è quel che è. Aspetta, forse qui? Forse qui c'è qualcosa. Aspetta, fammi vedere qua. No. Qui è tutto da rifare. Non abbiamo neanche una mucchetta. Non ci abbiamo. Aspetta, io posso anche... Questo metallo di cui si parla tanto è infinito? Perché qua c'è scritto metallo 24, ma lo sto usando da una vita e non ha mai smesso di funzionare. Ah, questo neanche lo devo riparare. Passo direttamente dal legno a del ferro battuto. Vabbè, giustamente, perché chi sono io per giudicare un mastro riparatore come me? Questo non si ripara. Questo... Come? Ah, questo sì. L'erba che stai tagliando è troppo giovane, l'ha detto il gioco. Io sono un coglione. L'avete scritto tutti, tra l'altro. Scusatemi. Ok. C'è gente in live di mattina perché siamo tutti agricoltori e ci svegliamo alle 4, hai visto? Ok. Che devo fare qua? Ah, qua questo. Assolutamente, Durango. Vengo con la mia sparacchiodi e ti sistemo casa. O con la mia cazzuola. Aspetta, anche questo muretto qui. Però guarda che sto creando un bel ambientino qui. Devo riposarmi, mi sa. Cosa ho fatto? Oh mio Dio, ma le mangiatoie qui delle mucche vanno fatte. Perché quella, questa sì e questa no. Ah, ecco. Ma come siamo diventati professional. Anche questo qui. Eh certo, scusami. Anche qui, no, questo qui. Cos'è sta roba? Boh.
Cioè, vorrei dire, se siamo passati da avere niente ad avere tutto fatto di metallo, cioè non tanta roba, la perfezione. Guarda qua che lavoro. Anche questo? No, questo no. Mungilater. Vai al negozio. Sì, mi sa che è la prossima cosa che fa. Ma non mi sa che non c'ho una lira, però. Fammi tabbare un attimo. Ho 315 euro. Uno con 315 euro. Nel mondo del farm. Cosa compra? Cosa mi compro? Nel mondo qui del farming. Ah, qua c'è il ponaro. Ah, vedi, qui avrei bisogno di una bella impalcatura. Ecco qua. Non qui, porco schifo. Ah, ci arrivo uguale? Vabbè. Aspetta, ci arrivo uguale, per fortuna. Anche perché, se metti che compro una vacca, non è che può dormire fuori. Santo cielo. Cosa ho fatto? Ho riparato wireless. Riparazione vecchio tetto in ceramica con una spara a chiodi. Chi sono io per giudicare? Galline, conigli e la spesa per non morire di fame. Un cucchiaio di plastica, la madonna, così poco? Trafitto farmaci e semi, vai a spendere anche più di 7000 euro. No, dai. Ma quindi muoio di fame adesso. Cos'è? L'avete sentito anche voi? C'era una trombetta. Massimo esperto di tetti in ceramica. Ma assolutamente sì. Ecco, magari queste cose qui le faccio anche off screen. Che tanto comunque. Guarda lì che sto creando. Sto creando le tegole dal nulla con una sparachiodi. Cioè, meraviglioso. Ah, aspetta. Ho finito i chiodi. Ah, ecco. Contorsi i soldi canon? No. Ho sparato un chiodo in aria e ho ammazzato qualcuno. Ma sì, tanto qui vicino ci vive solo Oliver. Chi se ne frega. Sto rimaginando il tetto, hai visto? È Wolverine. No, non sono calati i soldi, tranquilli. Sono molto contento che non ci sia il danno da caduta. Cos'è questa cosa qui? Però possiamo riparare questa cosa qui, sicuramente si può riparare, guarda. No. Sono rimasto un po' male. Dai, ma piscia fuori, come non si può riparare, scusami. Eh no, la vista da ingegnere non mi dice niente. Serbatoio di liquidi. Famosissimo serbatoio di liquidi. Se stai in riparazione le pagavi andava a debito. Ma assolutamente, ma scherzi. Porca troia. Vabbè, voglio esplorare un po'. Aperto, prego. Ho capito. Allora, ecco. Aspettate che muto qui. Ok. E andiamo. Ma posso anche sistemarlo col... la presentazione innanzitutto, scusami. Cazzo. Bello che se metti il metallo direttamente non devi stare lì a perdere un sacco di tempo. Andiamo al baretto qua, vediamo cosa c'è. Parla, nuova ricerca, parla con uno sconosciuto. E non credo sia accaduto. Oh, salve! Hello, I'm John. Ciao, John. Best prices, you know.
Adesso se la tira questo qui. Cosa vende? Quale vuoi che sia il settore? Sarà agricolo. Nails, soap, come chiodi? Ma i chiodi si pagano? Ah, vedi, vedi. Well, that's really good to know. I'll see you around. E come ci vediamo in giro? Lavorare al negozio, stare lì tutto il giorno. Not going anywhere, you know. E appunto, giustamente ti ha risposto a modo. Allora, parlo con lui per comprare? Vai. Posso provarci? Dove posso comprare dei mezzi? Dimmi. Where can I buy vehicles? E però se mi dice dall'altra parte della città. New ones in the vehicle store, but these are very. You can also talk to people, you know. No, vabbè, non mi frega niente. Ecco, dove posso vendere le merci già mi interessa. You can sell grains or big numbers of veggies in the big market. If you look around, perhaps you discover some other places too. I can buy some food from you too. I'm trading with people. Ah, lui può comprare del cibo, ok. Va bene, grazie. Boop. Scusa, e come acquisto qui? Mi arrangio? Ci sono delle arance a tappeto qui, come possiamo vedere, dei copriletto a fantasia arancia. È vista da Angel. Come si compra da lui? Ok. Scusami, Good to see you. Can I help you? Vorrei comprare. Ah, ti interessa trattare magari? Mi sembra strano. Sure. What do you need? Che è che va da un negoziante e gli domanda: ti interessa trattare? Flacone di profumo, oggetto costoso, regalo perfetto per una donna. 264 euro. Anello d'oro, oggetto costoso, regalo perfetto per una donna. Beh, giusto, uguale. 300 euro. Cioccolatini fantasia, oggetto costoso, 144 euro. Una scatola di cioccolatini, te la infili anche bellamente nel culo. Scusami, un mazzo di rose. No, una rosa sola. Quant'è? Un grazioso dono per una signora. 36, dammi questo bel tulipano. Dammi un tulipano. Me l'ha dato? Mi ha dato un tulipano, grazie. E anche delle mele, 1,14 euro. Dai, che almeno non muoio di fame. Costose le mele, però. Cazzo. A lei e famiglia. Perché io c'ho la tipa che mi ficca. Quella che volevo ficcarmi, la mia vicina di casa, che non so più dove cacchio abita, tra l'altro, perché non me lo segna più. Gioco di merda, scusami. Qui dovrebbe essere. Mi sa che è lì che devo andare. Esatto, Illidit, vedo che ci siamo capiti al volo. Io adesso salto sopra il mio bolide e vado dalla moglie di Oliver. Sì, che comunque 36 euro il tulipano. A me servirebbe la mietitrebbia. Che non ci abbiamo pensato, ma è una cosa che mi ne ho necessità proprio. Vabbè, sai cosa? Allora, facciamo così. Andiamo a ficcarci lei. Agromercato vendi? No. Negozio di veicoli? Magari vendono anche gli accessori per i veicoli? Vecchio mulino. Ah, c'è un negozio di veicoli anche di qua. Vabbè, noi andiamo a questo qui. Oh, troveremo qualcosa. Ah, aspetta. No, fammi vedere qua. Deposito di edifici. Puoi comprare materiali di costruzione qui. Ma io ce li ho infiniti, perché dovrei... Posso ciulare il grano degli altri campi? Sì, però si incazzano. E visto che non voglio litigare con i vicini, allora non vado a fare questioni. C'era scritto di chiedere ai vicini se ti cedono le vecchie attrezzature. Ah, vabbè, allora andiamo dalla moglie di Oliver. Scusami. Ce n'era, ragazzi.
Cosa succede? Oh. Dai. Forza. Forza, coraggio. Esatto, Final Duke, va lì e poi lascia giù la casa, le chiavi e gliela tengono da parte. Aspetta, posso girare di qua? Non posso girare di qua. Oh, cosa fate il sentiero a fare? Il gioco è passato da come coltivare a come rimorchiare. Tanto Oliver non si comporta bene con la moglie, lo so io che è uno di quelli lì. Permesso. Non va. Proviamo a vedere di qui. Permesso. Ok, allora c'è Oliver. We'll talk later. Va bene, voglio parlare con la moglie. Eh no, dai. Ok, adesso parliamo? I'm busy. Non è vero. Adesso? Care to talk? Good evening. Buonasera. Sarei arrivato prima se avessi saputo che avrei incontrato una bellezza come te. I would have arrived earlier if I knew I'd meet a beauty like you. So nice to hear that. Thanks. Ce n'è. Non posso regalarle la cosa. Hai sentito le ultime notizie? No, di che? Well, thank you. Aspetta, forse devo equipaggiarlo. No. E che peccato. E niente. Ascolta, Sbirulino, c'hai... Hello. Sto parlando a muro. Hello. Nice. Hello. Sto cercando lavoro. È qualcosa per me? I politici a cosa pensano? Perché più c'è la frase per parlare del niente? Vai. Sto cercando lavoro. Not at the moment. Ti sono figlio di puttana, scusami. Vabbè, i politici cosa pensano? Fuel prices are outrageous. Someone's got to do something. Esatto, qualcuno deve fare qualcosa, anche perché tu sei in mezzo alle piante. Vabbè, dai. Arrivederci. Vediamo se mi posso aiutare. E allora andatevene a fanculo tutti. Palle, oh. Oliver e moglie, due stronzi. Dove ho parcheggiato? Eccolo lì. Il mio bolide. Non ho mai visto un bell'uomo come te. E ripartiamo. Taglio, tanto chi se ne frega. Dove devo andare? Qui. Sì, devo andare lì. Qui facciamo anche un po' di benzina. Giusta la strada? Sì. Perfetto. Gli metto il neon al trattore, Kratos. Hanno scoperto che gli hai rubato il grano. Ma sì, ma era poco, dottorino. Cioè, poca roba. L'unico paletto. Eccolo. Chi è? Gabri, 8 mesi di ficcanza, grazie mille gatto, grazie mille a lei. Grazie anche a Boodle, o Boodle. Sarebbero di più? Ma la mia memoria... Ma la mia memoria fa schifo, grazie mille. Ulla. Allora? Oh. Guardate, accendiamo le luci perché è notte. Ma lo giocherei volentieri una mod Battle Royale di questo gioco. A mani basse. Comincia ad avere fame. E vabbè, mi ha comprato delle mele. Ma mangia il pomodoro intanto. (Ride)
Amici amici, poi gli ruba la moglie, il grano e la bici. Allora, eccoci qua. Che scavalco. Farm machinery. Come siamo a benzina? 82%. Non è che ne abbia bisogno. Devo farmi un'idea un po' sui prezzi, sull'andazzo del mercato. Oh, e smonta. Oh, cos'è questo? Un cane? Che cos'è un boxer? Non lo so. Cosa serve il boxer? 2,75. No, dai, non me lo posso permettere di poco. Nazu Hammer Rauch. Ma io non so cos'è. Salve. Che belli questi prodotti. Tutto piatto, tutto piatto. Ma nessuno vende? C'è nessuno? Mi scusi? Negoziante? C'è nessuno. Perché non c'è nessuno? Sono le 7 di sera del 2 agosto, per carità, però... Quindi è self-service? Ah no, boxer 2,75, non costa 275. 2500 euro! Ah, con i punti social posso avere uno sconto. Oh! Bello. Un trattore quanto costa? Vedi un po'. Ruba e scappa, non credo si possa fare. Facciamo benzina. Come si fa benzina a un trattore? Enter stazione di servizio. Acquistare un litro dal serbatoio di casa. No. Ce l'ho già al serbatoio di casa, mi sa. Mi sa che devo dormire perché adesso non c'è più nessuno in giro. Ah no, c'è uno qua, aspetta. Ho già parlato con John. Che è questo qui? Cosa succede? Ok. Salve! Ma è il cugino di Oliver? Salve! Mi scusi, possiamo parlare un attimo? Ti piazzo questa cosa qui. Scusami. Oh! E niente. Mi scusi? Oh, dai, adesso mi caga. Allora, vorrei par... Sguardo penetrante. Nocturnis, grazie per le interminabili ore divertenti. Signor Gatto, le vuole bene. Grazie mille. E mi sono tutti i coglioni, salve. Posso entrare in casa? Non posso entrare in casa. No. Maleducato, comunque. Sto seppellendo un cadavere. Ah, li posso entrare... Rubo? Ma è identica a casa mia questa. Vabbè, me ne vado. Anche un po' indignato. Allora, lì c'è quello, no. Mappa. E torniamo a casa a questo punto. Mi servirebbero altri vicini con la quale parlare, però non ne conosco. Andare in chiesa. Andare in chiesa qualche volta può essere una buona idea, sarei considerato più sociale. Ah, mi segno la chiesa. Prima vado a casa, dormo e poi vado in chiesa. Non lei in casa, è più povero di te. Forse mi parla se è un trattore più bello. È razzista, dici? Cazzo, qua sono addirittura con un campo di grano. Un vicino, magari meglio non... Aspetta. Agromercato in vendita, di vendita agro.
Allora, perché qua mi sembra che vecchia macchina zombie. Ok, la mia. Però cos'è questo Ah no, mi sa che è quello che sto guidando io. Come non detto. Vedo che non voglio disquisire con i Vabbè, ma non mi sembra arato questo campo. Posso passare? Sì. Chi se ne sbatte dunque? Qui chi ha il trattore più grosso è preso in considerazione. Un po' come uno che gira in Ferrari. E allora... Se passi su un campo di nessuno puoi comprare. Sì, mi era uscito anche prima. Però devo assolutamente dormire perché qua ho 32 di sleep. Okay, non me lo posso permettere un campo, ragazzi. È ovvio che non posso. Non ho neanche guadagnato un euro finora. Lasciatemi vivere un attimo. Casa di Oliver e della sua ficcantissima moglie. Siamo quasi. È veramente un simulatore di vita questo gioco qui. È straordinario. Questa è la casa di Clara, no? Poi sarà anche già andata a letto. Infatti non c'è. Lascia fare i morotti Lamborghini, sono tosti. Ma si accendono anche... No dai, si accendono anche i pali della luce, ragazzi. GOTY due volte. GOTY 2018-2019. Premi L per le luci, ma sì, ma le luci mie. Non serve perché ci sono i lampioni. Svegli tutti con quel trattore. Lo so che devo fare. Quel che costa poi. Costa niente perché è gratis, però. Ok, smonta. Posso entrare in casa tipo Olio Quarries? Smerigliamo. Ma aspetta. Ecco qua. Almeno uno passa e dice: cazzo, questo qui c'ha proprio la merda in giardino. Che figure facciamo poi? Gotti tutta la vita, sempre, sempre gotti, gotti tutti i giorni. Dai, oh. E ricordiamo che per ora questo metallo non si è mai esaurito. Dai, facciamoci un sonno. Anche se il riparatore che in me non può dormire in una casa di merda. Cos'è sotto? Ah, la dispensa, giusto. Fammi vedere, qui è tutto a posto. Ah, però è una casa che si è sistemata e diventa accogliente, eh. Oh, e dormiamo un po'. Enter, come per un week. No. Che però week. Fino alle 6 della mattina. Oh, 100% sleep. Però mi mangerei del latte. Buono il latte. Devo riparare il tavolo? Ah no, non è vero. Bene! Oh, che bello. Che giorno è? 3 agosto. Domani c'è il sole, dopodomani c'è il sole. Che giorno è? Non si sa che giorno è della settimana. Non ci interessa? Non ci interessa saperlo. Va bene così. Allora. Non mi crashare, sai? Aspetta, per carità. Salva. Ok. Ok. Mi era già salita l'ansia. Ma aspetta, tipo qui. Cosa serve questo luogo? Io non... Semi di pomodoro. Li ho raccolti. Ah! Pianta pomodoro. Oh! Certo, vai!
Ok. Quanti ne ho? Ok. È fatta? Ah, vedi. Ok, non c'è più niente, perfetto. Look at agro shop, lo spam in casa, cioè. Non so, devo fare qualcos'altro qui? No, non credo, è una serra, funziona magia, no? Fatta? Che piacere. Oh, e dai. E un po' di fortuna. Aspetta un secondo, se io uso queste, taglia bordi. Voglio provare a usarlo. No, aspetta. Se faccio così. Non me le ha raccolte le semenze, no? No. Come non detto. Ho bisogno della mietitrebbia, cioè, per forza, sono obbligato. Mi serve. No, volevo fare questo. La messa, c'avete ragione. Me la perdo. Dov'è il trattore John Deere qua? Capito, dall'altra parte del mondo. Non è più vicina all'altra? Sì, mi sa che è più vicina a questa. Andiamo all'altra chiesa, dai. Eh sì, dove ho lasciato il trattore? Ah, fuori di qui. Lo so che mi serve la mietitrebbia, ma non so dove reperirla. Quindi andiamo in chiesa a farci nuove amicizie, come ci propone il gioco. Ah, ok, perfetto, si fa. No, no, Gnegnis. Quella. Quella ti dà punti social. No, ma mi fa conoscere anche nuove persone. Magari quelle nuove persone mi danno anche dei lavori da fare. E lo spero, ragazzi. Non so che altro fare. Sono disperato. Sto cercando lavoro in chiesa. Magari mi mettono a fare il chierichetto a posto così. Questo non è arato, quindi posso anche andarci giù dritto a sbattermi nelle balle. Ma guarda che c'è un treno, ma solamente la parte frontale del treno. C'è solo la prima classe. Faccio una pinna. Ma Clara mi ha detto che non aveva più niente da fare, Stefano. Che bella chiesa! Aspetta che c'è un guardrail. Ah no, è le cose del treno. Madonna! Che chiesona! Perché giù qui che c'ho anche mal di testa. Mio Dio! È una cattedrale, altro che chiesa. Non si entra. Come? No, e beh? Scusami. Scusa. Sono venuto qui proprio per la chiesa. Luogo per diverse cerimonie, qui è impossibile incontrare persone. Forse è entrata dall'altra parte, ma mi sembra un po' strano. Eh no, il culo questo. Oh! Forse solo la domenica, sapessi che giorno è oggi. È il 3 agosto. La santa messa è alle ore 11. Busso? E mi sembra strano perché questo qui non ha texture, non... Boh, vabbè. Ma c'è uno! Salve, mi scusi. Qui c'è un 7-Eleven. Buongiorno. Non è vero, stai camminando in mezzo al grano. Mi scusi. Oh. Ma il prete?
Ah, no. Salve. Hi there. Cosa sta succedendo? Ololo. Finalmente siamo arrivati all'Argenzio. Circa 6 mesi fa portavo la macchina dal meccanico e ti trovavo che passeggiavi nel caldo afoso della nostra Padova. Minchia. E quello era il segnale. Volevo darti la sub. Continua così. Un salutone a Sif. Ololo. Grazie mille. Avresti un consiglio sulle agricolture? No, sto cercando lavoro. Vabbè, però non mi sembri stare molto bene. You don't look so well. Are you all right? Maleducatissimo. I'm perfectly fine, thank you. E che domanda maleducata? Good. Non so che fare. Non sembri così bene. Tutto bene? Coglione di merda. E qui i negozianti non ci sono. Non ci sono mai. Si apre, non si apre le porte. E questo striscione. L'avranno appena inaugurato. Qui è chiuso. Ho capito. Cioè, sono le 7:23 della mattina. Sembra strano che i negozi non negozino. Stazione di servizio. Può essere utilizzata per rifornire i veicoli, ma anche per acquistare carburante. Ah, e basta, ok. Sì, mi ricordo. Andiamo in questo posto per rilassarsi. Questo qui è il posto per rilassarsi, scusami. Questo? Ma è una merda. Proviamo ad andare a vedere la piazza cittadina, dai. E non so più che fare. Finita qui la situazione. Danny, 6 mesi come i mesi di Sabba al gatto. Viva gatto, ficcanza de panza. Va bene, grazie mille. Io non so. Chi è che fai 12 mesi qui? Wolfcart, grazie mille. Gentilissimo. Ovviamente qui ho per scontato che non si apre le porte. Vabbè. È passato il trenino. Hello? Salve! Dovresti andare per obiettivi e man mano ti sbloccano il resto. Ma non ho un obiettivo attualmente. Cioè, mi serve una mietitrebbia. Ho necessità della mietitrebbia. Cioè... Ah no, c'è Becky, incontra Becky qui, ok. Noti un vecchio carro da fieno da uno dei granai, potrebbe essere utile. Ok, lei c'ha il carro da fieno. E qua, ah no, ma questa chiesa mi consiglia di andare, non quella lì. Ho capito, fanculo però. Becky c'ha il carro da fieno e Steve c'è qualcosa che puoi fare in cambio di un vecchio rimorchio per cereali. Ah! Siamo stronzi in pratica. Avevo degli obiettivi, sono uno stronzo. Eidre, grazie mille. Veramente brutta Becky. E vabbè, ci avviamo verso Becky allora. Per forza, ci abbiamo da lavorare da Becky. Tiè. Dove ho piazzato il tractor qui? E qui. Ci sono i termos, mancano ancora 4 minuti. 4 minuti su via, per cortesia. Non iniziatemi a mettere l'ansia, cazzo. 4 minuti mancano. A proposito, sono anche loggato qui nella chat, perché se faccio il comando mi dice di loggare, appunto. Che ansia, che ansia. Alle 7 del mattino si aiuta la gente, a mezzogiorno topi morti, madonna. È così che vedi il buon vicinato tu. Le! Aspetta, che strada devo fare io? Beh. Andiamo per di qua.
Ah! Ma il trattore posso perderlo per sempre nel caso mi si incastri da qualche parte? Va bene, Vito. E più costruisci la tua fattoria americana in soli 400 fascicoli. Allora, sapete cosa posso fare? Anziché andare da Becky, che quello lo facciamo domani, torno a casa. Torno a casa, così adesso chiudo la live e mi metto un po' a sistemare la casa. La sistemo, che così quella cosa lì magari è un po' noiosetta da vedere in live. Allora ci penso io e aggiusto tutto l'aggiustabile. Va bene? Così domani noi ci svegliamo e siamo già un po' avanti. Farmo un pochino off screen, così le live diventano più fruibili, perché oggi abbiamo fatto pochino purtroppo. Domani andremo direttamente per obiettivi a fare solamente cose e troverete una cosa sicuramente più fatta, così viene molto meglio. Preferisco fare così, farmo un po' off screen piuttosto che farlo in live, che per carità è sempre bello, perché rimane tutto quanta l'idea di fare tutto in live, che è bello e tutto quanto, però mi sembra anche un po' noiosetto dopo un po'. Quindi facciamo così. Farmo perché sono un contadino. Esatto. La ristrutturazione la vogliamo seguire. Vabbè, ma Jack, bene o male hai già visto tutto quello che si può fare. Insomma, non ti perdi nulla. Sì, sì, Dart, John, voglio continuare a giocare anche quando non ci siete voi. Ma questo era abbastanza ovvio. Però voglio anche darvi live buone e non live dove io sto lì a cliccare all'infinito per riparare le cose. Quindi vedi lì, quel tetto adesso lo risistemiamo. Oliver di merda. Ti tengo la casa, ti tengo la casa. Invece fa schifo. Invece fa schifo. Boh, eccoci qui, intanto salviamo per sicurezza. Invece che la parta la colonna sonora solo quando sono nel menu. E boh, per qualche motivo. Vedete, anche perché sennò voi dovreste guardarvi questo tutto il tempo. E non so quanto vi possa garbare vedere solamente questa cosa qui, no? Quindi lo faccio da solo. E intanto vi auguro una buona giornata e buoni termosifoni, ve li raido anche. E scrivete tutti, sì, ma che ansia questi raid. E usate ovviamente l'emote del raid fatta dalla Cichibe con il bel gattino Nianchetto. Ok? Che piove. Va bene, ragazzuoli, va bene? Grazie di tutto. Spero vi siate divertiti. Io sicuramente sì. Vedete che domani lavoreremo con la signora Becky. Ce la lavoreremo per bene. Grazie a tutti e buona giornata. A domani.